Buonasera a tutti. Immaginiamo un uomo chiuso in una cella. Le chiavi della cella sono messe su un tavolino al di fuori della sua portata. Ma nella cella c'è un bastone abbastanza lungo da permettergli di raggiungere le chiavi e con le chiavi aprire la cella e di liberarsi. In questo caso il nostro protagonista ha effettuato un uso sequenziale di strumenti, cioè ha utilizzato uno strumento, il bastone, per prendere un secondo strumento, le chiavi, e ottenere il suo scopo, la libertà. L'uso sequenziale di strumenti è stato importantissimo nell'evoluzione umana perché utilizzare in sequenza degli strumenti permette di affrontare situazioni più complesse. A noi può sembrarci banale, ma l'utilizzo sequenziale di strumenti implica almeno tre componenti mentali. Innanzitutto, bisogna essere consapevoli del fatto che uno strumento può essere utilizzato su un altro oggetto. E questo richiede una buona capacità di analisi della situazione. Seconda cosa, bisogna conoscere le caratteristiche dell'oggetto. Se il bastone era troppo corto, l'uomo non sarebbe riuscito a raggiungere le chiavi. E poi bisogna organizzare le azioni nella giusta sequenza. Per noi è facile, ci riusciamo facilmente, ma questa capacità è solo nostra o la condividiamo con le scimmie? È noto che in natura le scimmie usano strumenti. Se pensiamo agli scimpanzé quando infilano il bastoncino nel nido delle termiti per mangiarle. Bene, i ricercatori si sono chiesti se le scimmie sono in grado anche di usare strumenti in modo sequenziale. E in particolare il gruppo di ricerca dell'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione di Roma ha attestato delle piccole scimmie sudamericane, i cebi dai cornetti, in un compito di uso sequenziale di strumenti. In questo compito, alla gabbia delle scimmie veniva ancorato un tubo fatto così. All'interno del tubo veniva inserito dello yogurt. Le scimmie sono ghiotte di yogurt. E di fronte alla gabbia veniva posto un tavolino. Dopo, lo sperimentatore mostrava alla scimmia una corda, in modo che questa si rendesse conto della flessibilità dello strumento e appoggiava la corda sul tavolo. Dopodiché, lo sperimentatore mostrava un bastone alla scimmia e glielo consegnava. Già dalle prime prove, le scimmie sono riuscite ad utilizzare il bastone non per andare direttamente a recuperare lo yogurt, azione che sarebbe stata inefficiente, ma hanno utilizzato lo strumento per raggiungere la corda e poi hanno utilizzato la corda in questo modo e sono riuscite a raggiungere lo yogurt. Poi, estraendo la corda, leccavano e mangiavano lo yogurt. Quindi l'uso sequenziale di strumenti sembra essere condiviso con le nostre amiche scimmie. E quindi ricordatevi che se dobbiamo chiudere in cella una scimmia o un essere umano, bisogna prima controllare che non ci siano bastoni a portata di mano. Grazie. Bene.